Questo programma è offerto da Terribile incidente per le vie di Palermo. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica scorsa, un giovane di 19 anni viaggiava in sella al suo Vespone quando si è scontrato con un'auto in via Principe di Villafranca, all'altezza di via La Farina. L'impatto con l'auto in questione, una Ford Fusion guidata da una ventenne, è stato talmente forte che il giovane centauro è stato catapultato in aria per poi finire rovinosamente contro un cassonetto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe dovuto dare la precedenza al giovane, che adesso è ricoverato presso l'ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. Furti, inseguimenti e colpi di scena sembrano una descrizione di un film d'azione, ma stavolta la finzione è diventata realtà. Siamo a Castelbuono, nel Palermitano, nella tabaccheria del distributore Kuwait, che si trova lungo la strada statale che da Castelbuono porta a Cefalù. Già oltre la mezzanotte gli abitanti vengono bruscamente svegliati da dei rumori fortemente sospetti, di una vetrina in frantumi. Era quella del bar annessa alla pompa di benzina nei pressi di via Cefalù, una strada quotidianamente molto trafficata, che è stata bloccata da un camion lasciato là proprio dalla banda autrice del furto. Secondo le testimonianze, uomini con il volto coperto hanno immediatamente fatto irruzione nel locale commerciale per impossessarsi di una grossa quantità di tabacchi e biglietti di gratta e vinci, per poi darsela a gambe levate. I malviventi sono così saliti a bordo di una Mercedes e sono andati via a tutto gas, imboccando la strada statale verso Cefalù. Immediatamente le forze dell'ordine si sono messe all'opera per braccare i fuggitivi e, proprio mentre la loro auto era stata individuata, è partito l'inseguimento. Ma la Mercedes non ha arrestato la propria corsa, gettando sull'asfalto due bidoni di una sostanza viscida che ha ricoperto la strada, costringendo i poliziotti ad un pericoloso testacoda, rischiando di precipitare in un dirupo. Al momento la battaglia è stata vinta dai cattivi, ma la guerra è ancora lunga. In via Giovanni Grassi, quartiere Ballarò, i carabinieri hanno tratto in arresto Vincenzo Cerrito, nato a Palermo, classe 1987, poiché nel corso della perquisizione locale all'interno del suo magazzino, l'uomo è stato sorpreso, in concorso con un altro uomo che però è riuscito a scappare, in possesso di 42 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Sempre nel quartiere Ballarò, i carabinieri hanno tratto in arresto Idrin Hassan, nato in Ghana, classe 1988, poiché ha tentato di cedere della sostanza stupefacente agli stessi militari dell'arma che in abiti civili stavano per l'appunto effettuando un servizio antidroga. A seguito della perquisizione, il ghanese è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e 8 semi di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Uccerdone a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sabato notte degli ignoti hanno tentato di rapinare la ferramenta Miosi di Ficarazzi. Dopo la rottura della vetrina però è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri. Purtroppo, al loro arrivo, i due ladri erano già fuggiti. Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dei fatti e per identificare i due malviventi. Seguono aggiornamenti. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da salvo militello parruccheria.
via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Venerdì mattina i carabinieri hanno arrestato nella flagranza del reato di produzione illecita di sostanza stupefacente un ragazzo di 23 anni, originario della provincia di Messina, ma residente nella frazione del comune Madonita. I militari hanno sorpreso il giovane intento di innaffiare all'interno di un terreno della propria disponibilità sei piante di cannabis indica che, coltivate in vasi, avevano un'altezza compresa tra 40 e 150 centimetri, circa già rigogliose. Nel giro di poco tempo le piante avrebbero completato il proprio sviluppo e sarebbero state pronte per essere raccolte e quindi essiccate. Estendendo le ricerche al domicilio del giovane coltivatore, i militari hanno inoltre rinvenuto altri 400 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, occultati nel giardino sotto le frasche di un albero di pino. Le operazioni dei carabinieri si sono concluse con il sequestro delle piante, che sono state contestualmente estirpate dal terreno. In attesa del processo, per il 23enne dal Pollice Verde è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presenza alla polizia giudiziaria. Poteva essere buona la prima, invece il Palermo di Iachini si è lasciato sfuggire l'occasione di iniziare con i tre punti questo nuovo percorso in Serie A. Un vero peccato dato l'inizio promettente del match è la superiorità numerica e non solo dopo l'espulsione di Regini. Il gol di Dybala sembrava essere la firma di una partita quasi perfetta, se non fosse stato per il pareggio ad un soffio dalla fine firmato da Castaldello. L'importante, al di là dell'amarezza del risultato finale, è stato vedere i rosa rigenerati dal ritorno in Serie A e completamente diversi rispetto al match di Coppa Italia contro il Modena. Adesso non resta che mantenere sempre vivo questo spirito per poter raggiungere l'immediata salvezza in un campionato che certo si prospetta ricco d'emozioni. Esordiscono entrambe con un pareggio le due siciliane di Serie B, ma i risultati pesano ovviamente in maniera diversa. Un bicchiere decisamente mezzo vuoto è quello che ha visto l'allenatore etneo Pellegrini, che è stato bloccato in casa sul 3-3 da un'ottima Virtus Lanciano. Per i rosso-azzurri sembrava tutto facile, già in vantaggio al 23esimo del primo tempo con Calaiò, ma nella ripresa subiscono il sorpasso con due rigori trasformati dagli ospiti. Il Catania va in forcing e riesce a trovare il controsorpasso con Martigno prima, imbeccato da Rosina, e con lo stesso Rosina al 42esimo, ma mentre tutto sembrava finito, all'ultimo secondo il giovane Cerri beffa il Catania, siglando il definitivo 3-3 finale. A gara finita anche due espulsioni, uno per parte. Decisamente soddisfacente il pareggio per il Trapani, che resiste agli assalti del Pescara, portando a casa un punto prezioso su un campo difficile, riuscendo anche a mantenere inviolata la propria porta. Grande protagonista della serata è l'estremo difensore dei siciliani Marcone, autore di un paio di parate al limite del miracoloso, mentre è rimasto isolato il bomber Mancosu, che, secondo Radio Mercato, sarebbe in procinto di firmare con il Palermo. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. È andato in scena venerdì 30 a Trabia il concerto di Samuele Bersani. L'evento, inserito all'interno della rassegna del Festival del Sole, il cartellone di spettacoli organizzato dal comune di Trabia durante il periodo estivo, è stata l'unica tappa nella provincia di Palermo del Nuvola numero 9 Tour, la tournée che prende il nome dall'ultimo album del cantautore romagnolo. Durante il concerto, che è durato circa 2 ore ed è stato seguito da più di 5.000 persone, Samuele Bersani ha alternato brani del nuovo album e pezzi di repertorio della sua ormai ventennale carriera. Non sono mancati neanche i riferimenti del cantante alla Sicilia e al suo maestro, il compianto Lucio Dalla, che è stato ricordato attraverso l'esecuzione di Canzone, il cui testo fu scritto dallo stesso Bersani. Tra canzoni e aneddoti, raccontati con l'ironia che contraddistingue il cantautore romagnolo, lo spettacolo si è concluso con l'apprezzamento da parte di tutto il pubblico presente. Grande successo per la serata di chiusura della prima fase del torneo canoro Voci del Mare tenutosi presso il chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Il concorso, presentato da Roberto Lacorte e coadiuvato per la parte tecnica dal fonico Dylan Savelloni, ha dato spazio alle voci più belle che si esibiranno per un giorno presso la sede di Canale 8 Palermo. I partecipanti al concorso avranno la possibilità di vincere un inedito e un videoclip, un mese di lezioni di musica gratuita, un ingresso ad una delle ultime creazioni più belle tra i villaggi di Campofelice e di Roccella per trascorrere una giornata in totale relax e un mese di palestra. Inoltre, tutti gli iscritti che possiedono un inedito avranno la possibilità di farlo visionare da Marcello Balestra, manager presso la Warner Music, sempre in contatto con l'associazione ACAS di Alessandro Buttitta. Adesso il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima dalle 20.30 in poi al chioschetto Belvedere. Questo programma è stato offerto da
settimana colpo di scena avanza infatti sulla nostra penisola l'intenso vortice depressionario Elettra. Ecco il dettaglio: al nord sole prevalente su buona parte dei settori, anche se inizialmente potrebbero verificarsi ancora dei rovesci sulla Romagna, ma con tempo tuttavia in progressivo miglioramento. Al centro molto perturbato su quasi tutte le regioni, con rovesce temporali anche molto forti tra Marche, Abruzzo e Molise, precipitazioni anche su bassa Toscana, Lazio ed Umbria, più schiarite sulla Toscana settentrionale, sempre ampiamente soleggiato in Sardegna, con il passare delle ore miglioramento e residue piogge solo sul versante adriatico. Ed eccoci infine al sud, anche qui ad essere maggiormente colpiti saranno i settori adriatici, con fenomeni anche molto intensi e localizzati a carattere di nubifragio sulla Puglia centro-settentrionale, piogge anche su Campania e nord Lucania. I venti soffieranno moderati o forti su buona parte dei bacini, specie dopo metà giornata, più deboli sul medio adriatico. Temperature e calo dei valori su tutti i settori a causa dei venti settentrionali, sensibile la diminuzione sulle aree adriatiche, le minime saranno comprese tra i 15 e i 24 gradi, i massimi invece oscillanti tra i 18 e i 32 gradi. Cari amici, l'aggiornamento termina qui. Dopo giorni di alta pressione, il tempo peggiora, soprattutto al centro-sud, a causa del vortice depressionario Elettra. Maggiormente soleggiate le regioni settentrionali e le isole maggiori. Siamo alle prime avvisaglie dell'autunno. Controllate sempre gli aggiornamenti sul nostro sito e sulle nostre applicazioni per cellulari. Noi del meteo.it non vi lasciamo mai soli. Un abbraccio. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il primo settembre, si ricorda Sant'Egidio Abate. Il nome Egidio deriva dal termine latino aegis, protezione, o dal greco aegidion, capretto. Ma un'altra ipotesi attribuisce al nome un'origine più nobile e il significato di figlio dell'Egeo. Dice il proverbio: Sant'Egidio ti dirà che estro settembre avrà. Sono nati oggi Edda Mussolini Ciano, Vittorio Gassman, Sandra Mondaini. Il 1 settembre 1715 muore Luigi XIV, il Re Sole. Fu uno dei sovrani più longevi della storia europea, aveva regnato ben 72 anni. Il 1 settembre 1979 la sonda spaziale statunitense Pioneer 11 diventa la prima a visitare Saturno, passando sul pianeta ad una distanza di 21.000 km. Infine, il 1 settembre 1985, una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic. Sono passati 73 anni dal suo drammatico affondamento durante il viaggio inaugurale. Un proverbio tibetano dice: quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 1 settembre. Ariete, la capacità di mediare sicuramente non è il vostro forte, ma non sempre l'approccio diretto risulta vincente. Lo imparerete a vostre spese. Per ostinazione, orgoglio o insolita diffidenza, potreste lasciarvi sfuggire di mano un'occasione d'oro. Toro, disponete della determinazione necessaria per affrontare e risolvere i contrattempi che la luna opposta dallo scorpione oggi vi procura. In una controversia familiare, fate affidamento sul vostro intuito e sulla capacità di osservazione. Gemelli, noie in vista sul lavoro, qualcuno intralcerà i vostri piani. In amore, le vostre capacità di seduzione fanno breccia nel cuore di chi vi piace. Non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti, poiché sarebbero condizionate dalla confusione. Cancro, mettete da parte la timidezza, i trigoni della Luna e di Marte vi saranno utili a ritrovare, senza particolari sforzi, il vostro buon umore. Se in agosto non siete andati in ferie, oggi potrete programmare con successo le vostre vacanze. Leone, malcontento in famiglia, le esigenze vostre e altrui non coincidono, ma voi invece di cercare un compromesso accampate pretese impossibili.
inconvenienti, piccole scocciature e probabilmente anche acquisti fuori dall'ordinario o meglio dal budget. Vergine, il cielo vi regala entusiasmo e gioia di vivere. Una giornata ricca di piacevolezze in cui l'unica recriminazione sarà che è stata troppo breve. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo. Bilancia, nonostante qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine verrete premiati. Non ne sarete felicissimi, ma dovrete fare buon viso a cattivo gioco e accettare un cambio di programma. Scorpione, davanti a voi si aprono interessanti prospettive e siete pronti a godere dei benefici che il favorevole cielo di settembre promette di regalarvi. L'equilibrio che avete raggiunto, non senza fatica, è così evidente da contagiare chi vi sta vicino. Sagittario, è meglio prendere il toro per le corna e affrontare di petto i problemi, fornendo risposte decise e concrete, improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti, mieterete consensi, alcuni del tutto inaspettati. Capricorno, la luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Non sottovalutate idee e intuizioni che arrivano all'improvviso. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati. Acquario, messi alla prova dalla quadratura della luna, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con la contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fin qui. Pesci, siete intraprendenti e pronti a usare un passo azzardato per acquisire maggiore autonomia, anche a costo di mettere in gioco l'equilibrio. Con le unghie e con i denti difenderete lo spazio da chi vi vorrebbe imporvi la propria visione della vita.